Bentrovati ancora una volta qui con Massimo Biagi e Deborah Di Bella. Terzo appuntamento di letture, però guardate dove mi hanno fatto venire, nella loro casa, studio, davanti a un'opera di Massimo Biagi. Però facciamoci dire qualcosa da loro. Entrate in campo. Eccoci. Eccoci, ci sono, ci sono? Eccoci qua. Allora, Allora. ti si dirà il dove e il come, dove verrà esposta Bene. questa opera, e te lo dirà Deborah Di Bella. Sì, bene. Attenzione, ascoltate. Dai, Deborah. Munus, Miradario e la Crocifissione di Matteo Vini, detto il Veronese, presso l'ex oratorio di San Desiderio a Pistoia, in via Laudesi, numero 53, inaugurazione 7 luglio, ore 21. Con interventi di Stefano Veloci, Massimo Biagi Miradario, Anna Brancolini e Maurizio Otello degli Ori Editori. Ecco, è chiaro. È Accidenti, accidenti, questa è una cosa veramente ricca. sì, ricca perché è un E lavoro, grazie, Deborah, intanto. grazie Deborah, è ricca perché è un lavoro complesso, perché l'opera è circa 20-22 metri quadrati Tant'è vero, noi siamo davanti a un pezzetto, eh? è davanti a una parte Una e parte. si confronta con una grandissima opera di 80 metri quadrati. Di Matteo Vini, detto il Veronese perché utilizzava questi colori, questo verde meraviglioso che era tipico del Veronese. Quindi noi oggi praticamente introduciamo questa tua mostra, questa, giusto? Sì, Alla questo è fine, addirittura Biagi. proprio, mi piace dire per volontà tua, questo è veramente un invito. Un invito fatto in video da Maldini Avenue News. Quindi è una cosa molto bella. Sì, in Si effetti, ringrazia per gra questo. grazie a voi. Stiamo usando proprio il social come fosse una TV, è proprio una cosa nuova, sperimentale, ma noi siamo sperimentali. Però Massimo, a questo punto, ci regala una sua lettura. Certo, Eh? certo. Se no sei un birbante. Allora, la lettura, come al solito, è la lettura dal terzo libro di Miradario, che è giunto a oltre 7.000 pagine, come tu sai, perché gli interventi ormai li conosci un po' anche tu. Sì, vero. E questo libro è una specie di libro infinito che durerà per la vita dell'artista. Quindi ora te ne leggo un pezzo, Sì. lo scelgo a caso. Puoi fare vedere anche che ci sono Certo, dei disegni inquadriamo. dentro, Eccole, guardate che quindi bellezza. poi insieme ai disegni ci sono degli scritti, come tu vedi, ancora disegni. È un vero e proprio libro d'artista, questo mi pare che sia il 69esimo, un vero e proprio libro d'artista pieno di scritti. E ora ti vado a leggere Bellissimo, un pezzo. bellissimo. Senti, questo è l'ultimo che ho scritto, è l'ultima pagina del 69esimo. Quindi è proprio un'anteprima Sì, assoluta. un'anteprima, questo l'ho scritto ieri mattina. Proprio siamo fortunati. Si intitola O.M., che ricorda un po' il famoso Om. Ok. Orsù, Miradario, disse Rosa, Miele, Michele, l'uomo sempre fedele nel luogo periferico chiamato Poveruomo, dove un tuono rumoroso e rovinoso rovinò tutto dappertutto, fuoco e fiamme e resti, e tizioni e tizzoni di braccia e teste, gambe, finite le feste, e galeoni in festa, ora in resta, e quell'approdo alla fine un solo chiodo di rosso sangue disperso. Smarrito, al fin fine odo e guardo, a ragion veduta, con lo sguardo fermo, pane raffermo, come pietra muta e cruda, e la verità non è più nuda. Rassetto ciò che vi sento, vi metto tutto dentro, e di stormire cose diverse il canto. Mammane, fiumane, come durlindane, scherzi, schegge, frecce, affreschi e pasticci diversi, anche gli assenti vi metto. Per dispetto, svastiche e croci e un viso nero nell'illusione che ciò che accade, furio, non sia vero. Vero, grazie Massimo. Richiamiamo Deborah per concludere. Dai, a questo punto lanciate, lanciate. Munus. Quando si viene a vederli? Su. Inaugurazione 7 luglio. Ore 21, in
Ex oratorio di San Desiderio a Pistoia in via Laudesi numero 53. Bene, io vi dico grazie. Buone opere. Arrivederci. Grazie per seguirci. Vai, vai, andate a vedere questa mostra che è spettacolare.